Allora, per BC Sport, e qui BC Sport siamo col protagonista italiano di giornata, insomma l'ennesima grande giornata in fuga di Alessandro De Marchi. Ce la racconti, Alessandro? Ma era insomma l'obiettivo numero uno della squadra, di avere un uomo in fuga. Abbiamo cercato di coprire tutte le azioni e molte volte erano i miei compagni, altre volte sono stato io. Alla fine, in quel momento, insomma, sul secondo strappo, sul secondo sterrato, ho azzeccato il momento. È stato impegnativo perché non ci hanno mai fatti proprio andare, però insomma poi la fuga si era fatta e è iniziata la nuova gara, insomma. Senti, avresti preferito una fuga più corposa oppure andava bene così? Ovviamente un paio di corridori in più non sarebbe stato male, sarebbe stato un po' più facile forse, anche se visto il percorso, visto il modo ormai di correre, le fughe diciamo in cui puoi rifiatare in certi momenti insomma non esistono più, quindi una volta che sei lì sai che devi sudare. Senti, quando è rientrato Pidcock cosa hai pensato? Di resistere fino in fondo? Ma no, sapevo che non avrei avuto legame per stare con lui e cercavo semplicemente di andare più avanti possibile e forse addirittura col senno di poi ora avrei potuto lasciarlo andare via un po' prima e provare subito a sedermi a ruota dei 10-12 che c'erano, perché avrei forse salvato un po' di più le gambe dietro di lui. Alla fine insomma era a ruota ma aveva un passo esagerato. Senti, qui alla Jaico stai facendo anche da chioccia ai più giovani. Oggi abbiamo visto uno Zana almeno per alcuni chilometri nel vivo dell'azione, ce lo descriveresti? Ma alla fine il gruppo di giovani che avevamo qui si è comportato bene perché, ripeto, all'inizio della gara hanno coperto tutte le mosse, ci siamo alternati di davanti ed è importante insomma che sia chiaro di avere questo atteggiamento. Poi Pippo era lì e stava bene, mi ha detto, ha avuto un piccolo contrattempo credo con la caduta dei Bettiolo che gli è costato un po' di energia a rientrare. Poi c'è stato l'attacco di Benot se non sbaglio, quindi lui ha forse perso un po' il momento, altrimenti credo che in quel gruppetto di 10-12 contrattaccanti poteva sicuramente esserci. Senti, che corridore è Filippo Zana e dove può arrivare? Filippo Zana è un corridore con un buon occhio, buon istinto, discretamente veloce e poi non ha paura di stare al vento, quindi insomma ha tutte le caratteristiche per fare bene. Alessandro De Marchi, come si prende una fuga? Bisogna avere un po' di fortuna, ma vicino a quella devi metterci l'occhio per capire il momento giusto, il frangente giusto e capire soprattutto le altre squadre cosa vogliono fare, come si muovono e di conseguenza tu ragionare in base anche a questo, quindi non seguire tutti, seguire quelli giusti e così via. Senti, qual è la fuga che sogni? In una corsa in particolare, in un terreno particolare? No, cioè, la fuga giusta è numerosa, con gente meno forte di te e con 15 minuti di vantaggio, quindi è impossibile realizzarsi. E in fuga bisogna andarci comunque lo stesso. Esattamente, sempre, alla fine non si può mai sapere, quindi l'importante è essere lì, poi essere pronti a quello che succede. Senti, prossimi appuntamenti? Da domani siamo alla Tirreno e pensiamo subito alla crono iniziale, poi alle volate con Groenewegen. Senti, ultima domanda, un conto in sospeso col Giro d'Italia? Sì, e ci stiamo preparando per provare a saldarlo, quindi siamo sulla strada giusta. Dai. Perfetto Alessandro, grazie e complimenti ancora. Crepi, ciao.